domani è domenica. Domani è domenica. Perfetto. Perfetto, perfetto, perfetto. A meno che non mi dicano che c'è qualcosa da fare. Ehi, ho letto sul forum. Ottimo lavoro per quello stalker. Il mio Phantom Affiliations website è tornato utile, vero? Di che stai parlando? Non direi. Va bene, non c'è bisogno di dirlo. Dentro di me so che è stato utile. Comunque ora sono a Shibuya. Mi piacerebbe discutere con te delle vostre prossime strategie. Ti aspetterò al dinner di Shibuya. Cerca di passare. Cosa avrai in mente? Dovremmo andare? Non è che ne abbia poi così tanta voglia, però. Come vanno le cose, insomma, con le attività speciali? Scusami, mi è venuto a sbagliare anche me. Oh, scusami, ultimamente non dormo molto. Sto alzato tutta la notte, ogni notte, per gestire il fan site. Credo si dica il PR. Il fan site? Il Phantom Afficinado website, abbreviato fan site. Bravo, perché dirlo tutto è difficile. Serve un nome orecchiabile se vuoi far colpo alla gente. È tutta propaganda per i fantaladri. I fantaladri? In sostanza è inutile battere i cattivi se nessuno lo viene a sapere. Ecco perché ho creato il blog per i post di chi avete salvato, filtrando ovviamente gli hater. Ci serve che i ladri siano visti dalla giusta prospettiva se vogliamo che diventino popolari, no? Meglio assecondarlo, cioè alla fine... Proprio pat pat, bravo ragazzo. Sul serio, solo sentirlo dire rende giustizia tutte le notti in piedi. Da quanto sarà in piedi? Cioè, quanto è successo dal caso di Kamoshida? Vabbè, una settimana diciamo, però sarà una settimana sveglio. Anche se vorrei tanto sapere come fate a punirli. Non preoccuparti, non te lo chiederò. Non sarebbe divertente se me lo dicessi così. Del resto, i ladri fantasma hanno la reputazione di essere misteriosi. Beh, siamo in attività da meno di una settimana. No, beh, dai, da meno di un mese. Vorrei poter essere come voi. Ma non preoccuparti, continuerò a curare la vostra immagine. Lascerò fare a me, lasciate fare a me. Userò il mio fan site per promuovere i ladri e per placare i commenti negativi. La vostra popolarità è il mio potere, o meglio, sulla punta delle mie dita. È come se fossi il vostro rappresentante strategico della gestione dell'immagine, il mio manager, insomma. Sembra figo, bravo, tieni il biscottino. Sapevo che avresti capito. Comunque farò di tutto per dimostrarvi che quel titolo non è solo per bellezza. Devo ammetterlo però, gestire la reputazione dei ladri fantasma è un lavoro spossante. Sul forum piovono un sacco di post assurdi, tra cui robe non collegate alla riforma della società. Lo scopo del sito verrebbe meno se la verità dei ladri restasse sepolta sotto tutta quell'immondizia. E bravo Mishima. Ma non dovete preoccuparvi, sto smistando tutta la spazzatura. A proposito, ne ho già cavato fuori alcune informazioni interessanti sulla nostra stessa scuola. La nostra missione per aumentare la vostra popolarità può iniziare vicino a casa. Ce la metterò tutta. Anche se è un po' sgamo questa cosa, nel senso, aiutare quelli che ci sono vicini dopo il caso Kamoshida, dopo tutte queste cose qua. Cioè, in una roba tipo Death Note, un eventuale L avrebbe già capito, sono in quella scuola, sono dei ragazzi, tutte queste cose qua, no? Cioè, alla fine, è più giusto restare sul vasto, quindi aiutare anche persone al di fuori, piuttosto che concentrarsi solo su quelle, perché è troppo sgamo. Certo, potrei finire per lavorare un po' troppo.
Cavolo, sono esausto. Mi sarei addormentato qui, qui sopra se non fosse stato per te. Me ne vado a casa. Cerca di non farti investire dal sonno. Ci vediamo. Oh, Star, senti questa. Prima stavo controllando il fansite e ho trovato un sacco di commenti di hater su dei ladri fantasma. Sono così arrabbiato che mi è passato il sonno. A questo punto preferisco stare sveglio a rispondere. Niente male, gestore dell'immagine. Rappresentante strategico della gestione dell'immagine. Il titolo è importante, cerca di ricordarlo, ok? Mishima, abbassa le ali, porca troia. Beh, ce la metterò tutta, sta a guardare. Certo, come no. Beh, il dovere mi chiama, devo prepararmi per la battaglia per il fansite. Sarà una serata folle di moderazione e ban. Che poi nessuno è mai entrato al codice sorgente per scoprire chi era il gestore di sto cacchio di sito? Gli esami intermedi si avvicinano, vero? Faresti meglio a studiare. Il dinner a Shibuya di cui parlava Mishima sembra un buon posto per studiare, vero? Ora puoi uscire la sera, che ne dici di provare? Beh, è domenica in realtà e c'ho un altro programma in mente, quindi vediamo. Oh no, so giro, ho bisogno di una mano, però prima questo. Salve gente, è l'ora di fare un po' di shopping, ecco cosa abbiamo in serbo per voi oggi. Ecco voi il set rilassante, tutto ciò che serve quando non si sente, non vi si sente al meglio. Olio del recupero, gel rilassante e capsula d'allerta. Visto che affare pazzesco, ma non è finita, c'è dell'altro. Il prossimo è il set bionutrienti, perfetto chi ha il pollice verde, ama le piante, mega fertilizzante, energia del giardino. La prima volta ho comprato quello perché ho pensato, può essere utile. Fanno parte di un unico set, incredibile! Wow, sono due oggetti fantastici, non saprei quale scegliere. È un prodotto in edizione limitata, sarà disponibile solo e soltanto per oggi. E quello è l'unica cosa che ho contro questa cazzo di cosa del comprare tramite la televendita. Perché alcuni prodotti sono veramente unici e altri no, sono veramente unici. Perché tipo il gel rilassante, wow, che roba incredibile. E il mega fertilizzante, oddio, non l'ho mai visto. Poi lo trovi più avanti nel gioco. Mentre ci sono oggetti veramente che capitano solo una volta e capitano solo qui. E loro sono stronzi e non te lo fanno capire bene. Perché anche dall'inizio il frullato iperproteico dici, non mi serve. Però poi capisci che in realtà è un oggetto veramente limitato anche nel gioco. Quindi sei anche povero in quel momento e non puoi neanche permettertelo, che stronzi. Naturalmente il prezzo giusto, non è vero. Non vedrete mai più un affare del genere. Oh, i telefoni stanno già squillando senza sosta. Ne restano pochi, è la vostra ultima occasione per comprare. Pare che i telefoni stiano davvero squillando. Allora, il set rilassante è l'unica cosa interessante tra i due. Visto che i bionutrienti, chi se ne frega. Oh, ci ha contattato un altro acquirente, grazie infinite. Oh, sono entrambi esauriti, l'ultimo cliente ha avuto molta fortuna. Il tuo ordine ti verrà consegnato il prima possibile. A presto allora e alla prossima con un altro dei nostri fantastici prodotti. Ci vediamo. Ora dobbiamo solo aspettare che arrivi, che arriverà domani. Allora, Sojiro, io esco, nel caso torno qui e ti aiuto. Cerca di tenerti alla larga dei luoghi pericolosi, va bene? Oh, si preoccupa. Il mio obiettivo sei tu, ma tu non mi parli ancora, vero? Sono stati troppi incidenti per poterli ignorare. Ok, la stessa roba dell'altra volta, vero? Vedo che ascolti con una certa attenzione. Ti interessa la politica? Sono molto interessato. Sei uno studente. Sono lieto di aver destato l'interesse di qualcuno della tua età. L'aiuto di un giovane potrebbe fare il caso mio, ma non posso assumerti se non hai esperienza. Mi dispiace davvero. Comunque, mi farà piacere se ti fermassi ad ascoltare un altro dei miei discorsi. Beh, per oggi è tutto. Vado al Beef Bowl Shop. Dannazione. Ehi, hai notato? Quel tizio era al Beef Bowl Shop poco fa. Forse se ti permetterai di aiutarlo se lavorerai part-time. Dannazione. Andiamo a lavorare. E anche oggi di domenica si lavora. Dobbiamo aumentare la nostra confidenza con quell'uomo. Quindi oggi lavoreremo qui. Ah, come perdere una domenica, eh? Però vabbè, ci sta. Quanta gente. Guarda, all'improvviso stanno arrivando decine di clienti. Ecco perché mi preparerò un blocco note per segnarmi gli ordini. Di questo passo verrai sommerso dagli ordini. Cerca di memorizzare tutto. Un curry per me, grande.
Harry grande. Poi un natto grande. Natto grande. Poi un why go row medio. We go row medio. Poi chi altro? Un why go row grande, per favore. Più grande. Ok, andiamo per ordine. Yes! Va bene, stai calmo, ricordati gli ordini. La prima volta io l'ho fatto a memoria questa cosa e mi è andata stra di culo. Qual era il primo ordine? Un curry grande. Sì, giusto. E l'ordine del secondo? Un natto grande. Sì, quello che ha chiesto. Il terzo cliente invece? Un white oro medio. Già, l'hai sentito, l'ho sentito anch'io. Il quarto cliente cosa ha ordinato? Uno medio. No, uno grande, cacchio dico. Meno male. Hai ragione, il suo ordine è proprio quello. Ottimo, ora devi solo preparare tutto e servirlo. Eh beh certo, come no. Mi sei sembrato parecchio in difficoltà. Non puoi chiedere al tuo capo di assumere altra gente. Eri sommerso dal lavoro. Il carico di lavoro eccessivo sta diventando un grosso problema in diversi ambiti. È preoccupante. Dovrò ricordarmene. Ecco quanto ti devo. Grazie per il cibo. Grazie a te, amico. Ciao. Quello non era il politico che tiene i discorsi davanti alla stazione? Si preoccupa per le condizioni di lavoro dei dipendenti, eh? Beh, credo che adesso sappia chi sei. Meno male. Un giorno di questi dovremmo tornare alla piazza della stazione. Sì. E soprattutto lui c'è per la maggior parte di domenica. Però, ottimo lavoro. C'erano parecchi clienti oggi, ma sei stato bravo a gestirli da solo. Oggi era pieno come durante il giorno degli yakiniku. Ci sarà stato un evento in zona? Oggi ti meriti un piccolo bonus. Ottimo lavoro, continua così. Beh, fosse sempre così facile guadagnare soldi. Dannazione. Che poi 8.000 yen, chissà quanti sono in euro. Vediamo subito. 8.800 yen. Sono 70 euro per una serata di lavoro. Puttanega. Sei stato fantastico a gestire quegli ordini. È stata dura, certo, ma te la sei cavata più che egregiamente. E vai. Lavorare durante quelle sere ti aumenta davvero tanto la perizia. Però, come ho detto, in questi lavori part time basta che lavori due volte per poter farsi dimandare avanti queste quest. Una è questa qua del politico. La prossima sarà quella del combini, il 777. E il prossimo è quello del negozio di fiori. Basta lavorarci due volte in tutti i posti. E poi, tranne questo, lavorare una terza quando la missione sarà attiva. In pratica in questo posto non ci torneremo mai più. Questo era il sunto. Beh, ora è meglio andare a casa. Eh già. Io però sto morendo di fame ora che ho visto tutto quel cibo, cazzo. E un altro giorno è arrivato. E anche oggi non ci sediamo. Ehi, cosa sono quegli occhiali? Per caso devi andare a fare snowboard? Dicono che i cedri fioriranno più tardi del solito, sai, per il cambiamento climatico. Ah, allerta polline oggi. Ah, l'allergia da polline è un vero schifo. Non potrei andare in montagna neppure se lo volessi, continuo a lacrimare. Sembra terribile. Già, i notiziari dicevano che l'allerta pollin sarebbe iniziata più tardi quest'anno. Pare che le reazioni allergiche siano appena cominciate, come il prurito agli occhi. Proprio come il cattivo tempo, anche questo potrebbe avere effetto sul memento. Ed è vero, la stagione dei pollini, l'allerta pollini, nel gioco originale era un bonus incredibile. In questo, no. Giorno. Che c'è? In realtà ho una strana sensazione, come se qualcuno mi stesse osservando. No, non può essere. Oh, magari è perché non riesco a togliermi di dosso la sensazione che avvertivo nel palazzo. Sai, lì dentro dobbiamo fare attenzione a non venire scoperti. Sì, deve essere soltanto la mia immaginazione. Sicuramente, eh? Non il tizio che ci aveva visto l'altro giorno appena usciti dal memento, no no. Sarà sicuramente questo. Pam pam pam. Ehi, non trovate che l'atmosfera a scuola sia un po' diversa ora? Intendi senza Kamoshida? Già, prima nessuno osava parlare di lui liberamente. Te lo sarai immaginato, vero? Vorrei solo che qualcuno ci ringraziasse. Comunque sia, è andato tutto per il meglio. Dopotutto, Kamoshida è stato punito per i suoi crimini. Per quanto mi riguarda, abbiamo vinto. Sono d'accordo. Chissà cosa gli succederà adesso in poi.
in prigione. Voglio dire, tutti sanno che è un criminale ora, no? Dovrà convivere con l'odio della gente per sempre. Molto probabilmente, ma non provo pietà per lui. Se l'è meritato, assolutamente. Miau, 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 miau. Scusate, stavo pensando a Morgana sotto il banco. Pim, 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 pim. Ehi, ho delle nuove info per voi. L'ho letto sul fan site, ma l'ho anche sentito parlare a scuola. Comunque, a scuola c'è un tipo che fa davvero il troppo il bullo. E vorrei aiutare la vittima, ma per me è impossibile. Ma scommetto che i ladri fantasma possono fare qualcosa in merito. Ehi, avete già risvegliato il cuore di quello stalker, perciò per voi sarà facile, no? Sarà uno scherzo, mi fa un po' paura, non sono interessato. Sarà uno scherzo? Siete fantastici. Ah, sarà uno scherzo nel senso... vai. Siete fantastici. Il bullo ha i capelli castani e si può trovare spesso davanti all'entrata della scuola. Da quanto ho capito si chiama Daisuke Takanashi. So che potete farcela. Oh, hai ottenuto delle informazioni sul nuovo bersaglio. So che questo è un piccolo caso, ma abbiamo un nome, quindi siamo in grado di considerarlo un bersaglio. Però aspetteremo prima di andare nel memento, perché così aspettiamo di avere almeno due missioni e poi ci andiamo. Abbiamo avuto delle informazioni da Mishima, vediamoci al ritrovo. Ah, davvero? Oh no, ma io non volevo. Vedo che siamo tutti qui, vuoi andare nel memento, vero? Che stai dicendo? Non dobbiamo studiare per gli esami. Ah, ti preoccupi per questi particolari. Io preferisco tuffarmi nell'azione. Chissà perché. È facile per te parlare così. A ogni modo, non abbiamo nemmeno un bersaglio. In realtà quello non è più un problema. Mishima ci ha fornito alcune informazioni. Oh, tempismo perfetto. Andiamo subito nel memento, allora. Faresti qualsiasi cosa pur di non studiare, eh? Ma io non ci vorrei andare in realtà, cioè vorrei aspettare un'altra richiesta se non vi dispiace, vero? Credo che andrò a studiare a casa. Se non ti dispiace... Madonna, ma piove proprio il polline qui, eh? Mamma mia, comunque aspetteremo un'altra richiesta prima di andare al memento. Allora Ryuji, hai voglia di uscire? Invece che andare a studiare, che è quello che ci serve? Ehi Phoenix, stai andando a casa? Ehi, ricordi quel tipo di cui ti avevo parlato? Yamauchi? Il mini Kamoshida? Lui, sì. Beh, sarà il nuovo coach della squadra di atletica. A lui però non frega un fico secco dello sport. O degli studenti, se per questo. Su di lui circolano certe voci. Pare che si sia cacciato nei guai a scuola per il vizio del bere. Vizi che non ha affatto perso. Pensavo, magari quando alza il gomito è possibile che si lasci sfuggire cose compromettenti. Dovremmo provare a seguirlo qualche volta. Indagherò su quali sono i suoi locali preferiti. A ogni modo, che piani hai per oggi? Vieni ad allenarti con me? Sento che il mio legame con Ryuji si rafforzerà. Va bene. Allora, intenzione di farlo? Va bene. Allora vai a cambiarti. Possiamo vederci a... ci sarà un ingresso aperto. Andiamo a scuola e poi diamo un'occhiata in giro. Siamo già a scuola, Ryuji. Cavolo, non abbiamo un posto per allenarci, ma abbiamo la palestra dell'altra volta. Se restiamo qui, finiremo quasi sicuramente per incontrare Nakaoka e gli altri. Idee? Ti va di allenarti da me? Certo, andare sempre in palestra è costoso. Davvero pensi che potremmo allenarci seriamente lì? Scommetto che finiremo col mangiare gelati e stare tutto il giorno sui videogiochi. Ma io non ho niente a casa, Ryuji, io sono povero. Povero. Finisce sempre così, no? Vabbè, se non ti metti di impegno... Ma forse possiamo andare a dare un'occhiata dietro la palestra? Se non ci sono, possiamo... Nakaoka? Takeshi, che diavolo state facendo? Abbiamo alcune domande da fare a Nakaoka, non sono fatti tuoi. E gli fate le domande con i pugni? E poi 3 contro 1 non è da vigliacchi? L'unico vigliacco qui è Nakaoka. Quello che abbiamo passato con Kamoshida è tutta colpa sua. Era lui a spifferare a quel bastardo tutti i nostri segreti. Eh? Non è possibile, è una stronzata. Dovresti fidarti di lui, non dovreste litigare. Dovreste fidarvi di lui. Giusto, vi allenate insieme da una vita. E poi non stanno rimettendo in piedi la squadra. Non dovreste litigare. Chiudi il becco. Ti dico che questo pezzo di merda ci ha venduti. Come pensi che Kamoshida sia venuto a sapere dei tuoi genitori, Sakamoto? Deve essere lui la spia. What the... Un momento.
sparisci, Sakamoto, altrimenti rompiamo il culo anche a te. Se pensate che dopo starete meglio, fate pure. Ma ve ne pentirete. Fidatevi, ripensare agli errori commessi fa molto male. Eh? Sentite. Anche se Nakaoka era in combutta con Kamoshida, ormai è tutto a posto, no? Quel bastardo non c'è più, lasciatevi il passato alle spalle. Che motivo c'è di picchiarsi? Non possiamo stare con persone che danneggiano la squadra. Ma io non ho fatto nulla, non ho collaborato con Kamoshida. Potete picchiarmi quanto volete, ma la mia risposta rimane la stessa. Ah sì? Ma noi abbiamo le prove. Yamauchi ci ha detto tutto. Yamauchi? Avanti, Takeishi, dobbiamo andarcene. Se arriva qualcun altro... Nakaoka, i pezzi di merda come te non sono i benvenuti nella nostra squadra. Ricordalo. Tutto ok? Ma che diavolo è successo? Non immischiarti, Sakamoto. La cosa non ti riguarda. Ma... Mamma mia. Proprio... Li aiuti pure col sorriso e poi... ti mandano pure a cagare. Quando hai colpito Kamoshida, in realtà hai colpito tutti noi, che cercavamo di tenere duro. Forse tu ti sei sentito sollevato, ma noi hai soltanto reso la vita più difficile. Per colpa tua abbiamo perso la nostra valvola di sfogo, l'unica cosa che sentivamo davvero nostra. Da allora la tensione è salita e le cose sono fatte più complicate. Credi davvero che adesso sia tutto a posto, eh? E se ti dicessi che sono una spia? Se fossi stato io a dire a Kamoshida dei tuoi, penseresti ancora che è tutto a posto? Sì, sei fatto la spia, pace, ormai questa cosa dei miei genitori l'ho superata. Inoltre, ho capito una cosa, Nakaoka. Forse con Kamoshida ho sbagliato, ma restare aggrappati al passato non serve a nulla. Adesso voglio solo pensare a essere me stesso, a essere libero. Di che stai parlando? Libero? Che stronzo. Mamma mia, pezzi di merda proprio. Phoenix, tu hai capito cosa volevo dire, vero? Assolutamente. Visto che sono intelligente. Vero, era lui a dire cose senza senso. Per me essere liberi è... Ecco, quando parlo con te mi sento libero. Puoi spiegarti meglio? Non so in che altro modo spiegarlo, semplicemente mi sento libero. Davvero non capisco. Ci stai provando con me? Siamo finiti in un loop. E tutti ridono e sono tutti felici. Mentre piove proprio lo zafferano, neanche il polline. Proprio una spruzzatona di polline che cade dal cielo. Mamma mia, manco fosse Cannavacciuolo che sta facendo il risotto. Che storia. Beh, addio allenamenti per oggi, eh. Dai, andiamocene. Oh, ma tornando a casa potremmo prendere del ramen. Sempre ramen, eh? C'è sempre fame lui. Vabbè, giustamente, è un atleta. Ci può stare che ci abbia comunque fame. Deve riassumere le calorie perse. Io, ci sei ora? Quel casino con la squadra di atletica. A quanto pare avevo ragione. A volte Nakaoka è davvero testardo. Se ne starà zitto a prescindere che qualcuno lo prenda a pugni o meno. Quindi avrebbe dovuto reagire? Wow, non è quello che intendevo. Niente violenza. Io pensavo che tu fossi quello pacifista dei due. Ascolta, dico solo che deve esserci un altro modo per risolvere la cosa. Non posso restarmene zitto. Bravo Ryuji. Ed è uscito di nuovo il nome di quel bastardo di Yamauchi. Questo tipo ha qualcosa di losco, giuro. Ok, basta così. Ora mi metto ad investigare sul serio. Se scopro qualcosa ti faccio un fischio. A dopo. Ciao anche a te. Pam. Yo, kaka. No. Ehi, quello che ti aveva avvicinato al Beefball Shop era un politico, vero? Pare che tenga discorsi alla stazione di Shibuya, ma l'abito non fa al monaco. Oh. È arrivato un altro pacco per te. Eccolo qua. Ehi, cosa hai comprato? La roba di ieri. Me lo chiedi anche, l'hai anche visto cosa ho comprato. Allora, guarda un po' chi è che ha bisogno di una mano. Peccato che a me non servano i soldi. Gli esami sono deprimenti. Sono preoccupata per gli esami, non manca molto. Ho problemi con tutte le materie, tranne inglese. Non ho studiato per nulla. Magari se ci diamo una mano a vicenda potremmo fare dei progressi. Ti va di studiare assieme? Allora, hai deciso, vuoi studiare con Lady Anne? In realtà non mi serve. Cioè, nel senso, studiare ci aumenta un po' la relazione e un po' la conoscenza. Ma a me non serve la conoscenza.
e la relazione la aumenteremo nel momento giusto. Sojiro, tu invece hai bisogno di una mano? Ho ancora un po' di tempo oggi. Che ne dici? Posso insegnarti le basi? Sento di potermi avvicinare, non penso che il mio legame si rafforzerà. Cosa vuoi fare adesso? No, purtroppo... non ha bisogno di me lui, quindi usciremo. Sei ancora in libertà vigilata, vedi di non scordartelo. Usciremo. Sì, è la scelta migliore. Abbiamo un bel po' di scelte. Abbiamo sia il politico con cui iniziare una relazione, sia tra l'altro il negozio di soft air, ma stasera non ha voglia lui, quindi piazza della stazione sia. Eccolo qua il politico. Sono stati troppi incidenti, sì, è la stessa cosa che dici sempre. Vedo che ascolti con una certa attenzione. Ti interessa la politica? Mi interessa molto la politica. Sei uno studente, sono lieto di aver destato l'interesse di qualcuno della tua età. Per caso ti ho già visto da qualche parte? Oh, giusto, stavi lavorando al Beef Ball Shop. Sembri avere un carattere per essere uno così giovane. Beh, se sei interessato, sappi che il tuo aiuto potrebbe farmi comodo. Voglio portare il cambiamento in questo paese, e per farlo ho bisogno dei giovani. Tuttavia, a causa di alcune regolazioni, non posso offrire lavoro a uno studente. Però ho pensato che, assistendo ad alcuni dei miei discorsi, forse potresti imparare qualcosa. Mi piacerebbe molto. Davvero? Mi sarebbe di grande aiuto. Bene dunque, posso chiederti il tuo nome per le informazioni di contatto? Sei uno studente della Shujin Academy? Piacere di conoscerti. Mi chiamo Toronosuke Yoshida. Tempo fa ero un membro della dieta, non più ormai. Negli ultimi 20 anni ho perso 7 lezioni di fila. Così non va, non dovrei indugiare in pensieri tanto negativi poco prima di tenere un discorso. Beh, allora, spero di poter contare sul tuo aiuto. Beh, lo spero anch'io. Pam pam. con lo sguardo in basso, proprio triste triste. La linea che separa ciò che è giusto e ciò che è sbagliato nella società è diventata labile. Vista la crescente mancanza di buonsenso, prendiamo le decisioni sulla base del nostro egoismo. Questo ha causato il proliferare di persone egocentriche, che si dilettano a sfruttare i deboli. Tuttavia, anche in quest'epoca moderna è imperativo agire nell'interesse comune. Un mondo dove è accettabile calpestare i diritti degli altri per il proprio tornaconto. Un mondo dove i giovani vengono unicamente sfruttati. È un mondo che deve essere cambiato. Per lui è facile parlare. Noi anziani siamo abbandonati a noi stessi. In realtà stavo dicendo cose sensate, ma è un signor nessuno. Dubito che farà strada. Non cambierà niente, continueranno a sfruttarci. Di che va parlando adesso questo aspirante politico? Nemmeno affiliato a qualche partito. Perché non lasci certe questioni nelle abili mani del Partito Liberale del Coprosperità? Non dovete decidere chi supportare semplicemente sulla base del partito a cui appartiene. Ah, chiudi il becco, sei soltanto un politico fallito. Se verrò scelto per rappresentare il volere del popolo, allora sarò fermamente disposto a... nell'interesse comune. Risparmi il fiato per quando sarai eletto. Se verrai eletto. Mamma mia, che stronzo. Grazie per oggi, è tutto. Beh, che te ne è parso del mio discorso? L'interesse comune? Infatti, la pensi come me? Per come sono fatto mi piace credere di essere capace di tenere un discorso ispiratore. Tuttavia capita a volte che nel pubblico ci sia qualcuno con un'opinione diversa dalla mia. Dicono che dovrei pensare a farmi eleggere prima di preoccuparmi degli altri, concordi? Hai il mio supporto, sì, concordo con loro, non verrà eletto. Hai il mio supporto, in realtà, sei un bravo politico. No, in realtà, sì, sarà un bravo politico e soprattutto è bravo a parlare quest'uomo. Grazie, è incoraggiante sapere che il mio messaggio è riuscito a lasciare qualcosa. E poi ci ho fatto il callo a certe reazioni. Anche se non sono sicuro che sia una buona cosa. A ogni modo, non importa ciò che dicono, non posso arrendermi. Credo che potrei imparare qualcosa da Yoshida. Credo che in futuro potrei avvalermi ancora del tuo parere. Tutto qui? Forse dobbiamo aiutarlo ancora un po', non mi ricordo. Pare che tu stia prendendo la scuola molto seriamente. Perché non dovrei? Sembra anche che tu sia piuttosto legato a Takamaki-san. Ho notato che vi recate a scuola assieme. Tu però ti sei appena trasferito. Immagino che ci sia una certa affinità. Siamo compagni di classe. Capisco. Sembrate piuttosto in confidenza però, ieri mattina. Ho saputo che era una vittima del prof. Kamoshida, ma siamo sicuri che non ci fosse dell'altro?
A ogni modo, un'analisi più attenta dovrebbe bastare a far luce sulla faccenda. A presto. Va bene, ciao anche a te. Buongiorno. Mamma mia, avevo... che peso. Gli esami cominceranno domani, siete pronti? No. Ora, riprendiamo dall'ultima lezione. La fine del periodo Heian ha segnato l'ascesa dei samurai, che immagino attendevate con ansia. Come descritto nelle Heiken Monogatari, è stata un'epoca in cui tutto è caduto in disgrazia. Non era insolito che gli eroi di ieri venissero considerati i ribelli di oggi. In ogni caso, solidarizzare con i perdenti o con i deboli viene definito patronato del magistrato. Quel termine nasce dalla posizione di Minamoto Yoshitsune. Ce l'abbiamo anche noi come persona, Yoshitsune. Ed è anche diventato un modo per riferirsi a lui. Bene, Star-kun. Eccolo qua, Yoshitsune. Sapete in quale epoca è stato attivo Yoshitsune, vero? Il mio. Il periodo Einen, quello precedente di cui stavamo parlando. Bene. Ha aiutato il fratello Yorimoto nel periodo Heinan. Ma nonostante il ruolo che ha giocato nella sconfitta di Taira, vabbè, nella storia giapponese che io non so, fu esiliato dal fratello e infine giustiziato. Che fine di merda. Tuttavia nei secoli a venire Yoshitsune divenne popolare come un eroe tragico. Oh, wow, sul serio? Star sembra un tipo intelligente, non è vero? Eh già, Yarujanega, mamma mia. Quanto sei prevedibile ogni volta, Morgana. Piuttosto che schierarsi con chi ha il potere illimitato, la gente ama lo sfavorito che gli si oppone. È come ti fare per una squadra di Lega Minore invece che per una piena di stelle di Serie A. Credo di capire il concetto. È come dire, se non faccio il tifo io, chi lo farà? Giustamente. Mamma mia. Oh, domani iniziano gli esami. 3 giorni pieni pieni di studio, eh. Se ti senti pronto per gli esami, puoi ravvivare la giornata con un salto nel memento. Non sarebbe male avere qualche informazione sul bersaglio prima di andare. Beh, in realtà no. Cioè, nel senso, aspetterò per il memento. Io ho tenuto d'occhio Yamauchi di recente. Volevo darti un aggiornamento. A quanto pare bazzica spesso nel negozio di Monja Yakayaka. Non lo so. Ho sentito che gli piace ubriacarsi e dare noia ai suoi colleghi. Beh, un'opportunità perfetta, no? Se riuscissimo ad avvicinarci potremmo ottenere informazioni. Ti scoprirebbe, buona fortuna, ti scoprirebbe. Già, e lì entri in gioco tu. Mi conosci, quindi io non posso avvicinarmi senza che se ne accorga, ma tanto sarebbe ubriaco. E per te invece è diverso, potresti anche sederti accanto volendolo, ci scommetto. Quindi ti farò... Madonna, singhiozzo. Ti farò sapere appena scopro quando è che va a bere. Fino ad allora gli allenamenti sono sospesi, conto su di te. Pare che non usciremo con Luigi per un bel po', suppongo che dovrei avere un po' di pazienza. Ma guarda, hanno fatto il nostro logo. Ehi, questo sarebbe il logo dei ladri fantasma? Sembra stupido. Mamma mia, che cattiveria, povero Ryuji. E qui entra invece in gioco qualcun altro. Ad esempio, nel centro commerciale sotterraneo, chissà chi potremmo trovare. Andiamo a vedere. Oh, ma guarda, c'è Anna. Però prima di parlare con lei, andiamo un attimo al negozio a vedere se vendono roba utile. Allora, Anna, hai voglia di parlare un po'? Stamattina mi sono sentita osservata. Cosa faccio? In fondo, chiedere è sempre lecito. No, però... Lady Anne sembra depressa. Oh, niente, non è nulla. Con il mio attuale livello di gentilezza potrei aiutarla. Sto bene, davvero, e poi non voglio impesantirti. Parlami dei tuoi problemi, voglio che ti affidi a me, amica mia. Oh, è giusto. Allora forse farei bene a parlarti di una cosa. La verità è che c'è una questione che vorrei, di cui vorrei parlarti. Sento di potermi... Oh no, aspetta. Fermi, prima di farlo, devo andare alla stanza blu. Ho bisogno di qualcuno con l'arcano amanti per far sì di aumentare per bene la mia bellezza con Anna. E ora che ho preso gli amanti, possiamo andare da Anna. Eccomi di nuovo qua, scusami. Sento che il mio legame con Anna si rafforzerà. Che ne pensi? Hai intenzione di passare il tempo con Lady Anna? Assolutamente. Ok, andiamo al dinner. Va bene. Beh, io vado a farmi un giro. Fammi sapere quando sei pronta ad andare via. E come faccio a contattarti se te ne vai in giro? Ehi, vorrei parlarti di una cosa, Phoenix.
Si tratta di Shio. Ecco, sono andata a trovarla in ospedale. Lei mi ha detto che le dispiace tanto. Che le dispiace di non avermi detto di Kamoshida, di tutte le cose che lei ha fatto. È anche stata colpa mia, non ho capito quanto fosse grave il suo problema, non l'ho aiutata. Così mi sono scusata anch'io. Stai meglio adesso? Shio è molto forte. È vero? Shio è davvero una ragazza eccezionale. Sono felice di averle detto tutto quello che non ero riuscita a dirle prima. E ricordi la minaccia di Kamoshida di non farla più giocare se non fossi andata con lui? Avevo accettato solo per farlo, per non rovinare i sogni di Shio. A ben pensarci però, non l'avrebbe mai lasciata in panchina rischiando di perdere tutte le partite. Avrei dovuto sfidarla a togliere il posto di titolare. Forse però, semplicemente non avevo abbastanza fiducia nella sua bravura. Forse hai ragione. Lo sapevo, sono una stupida. Tutto questo è successo perché sono una debole, ma no. Perché ho creduto che l'autorità di Kamoshida superasse le capacità di Shio di imporsi come titolare. Beh, in ogni caso la menava e le faceva anche cose più brutte. Quindi penso che comunque, come fosse andata, lei ci avrebbe rimesso. Cioè che lei non fosse andata con Kamoshida, quindi lei l'avrebbe sbattuta fuori. Che lei avesse accettato comunque si faceva lei, oppure comunque minava Shio. Kamoshida era un pezzo di merda. Phoenix, ricordi l'ultima volta che ti ho parlato così apertamente? È stata la volta in cui ho ricevuto la telefonata di Kamoshida e ho pianto. Mi sentivo così sola e avevo paura. Se non sono andata con lui è stato perché mi sei rimasta accanto. Mi ha sorpreso la tua insistenza, ma adesso capisco che volevi solo aiutarmi. Grazie. Nessun problema, non potevo certo ignorarti. Sei molto gentile, Phoenix. Allora molti non si facevano scrupoli a insultarmi in ogni modo possibile. Troietta smorfiosa, la tipa di Kamoshida, dopo un po' ho smesso di ascoltarli. Ma un giorno vorrei essere in grado di non farmi nemmeno sfiorare da offese del genere. Ehi, le persone sono il potere del cuore, giusto? Questo significa che se il mio cuore diventa più forte anche la mia persona, no? Questo è vero. Assolutamente. Allora, voglio rafforzare il mio cuore. E voglio usare quella forza per aiutare le persone intorno a me. Voglio poter salvare le persone, come abbiamo fatto con il risveglio del cuore di Kamoshida. Madonna, il singhiozzo. Anche se, a dire la verità, non so nemmeno cosa significhi essere forte. Ma lo imparerò, giuro. Ti aiuterò, impariamolo assieme. Marpione. Eh? Davvero? Arigato. Grazie, mi sembra di essere un po' più forte. Ora mi sa che questo non conta però, vero? Beh, allora so di poter contare su di te. Alleniamoci insieme per rendere i nostri cuori sempre più forti. Va bene. Sento che il mio legame con Han è migliorato. E abbiamo tenuto il discorso femminile. Perfetto. Questa qua è la stessa cosa di Ryuji, però con lei. Ma come posso fare per rendere forte il mio cuore? Che ne dici di questo? Non derrò più di un bicchiere dalle fontane di cocktail. Potrei berne quanti ne voglio gratis. Bisogna avere un cuore forte per limitarsi. Non penso sia questo quello che conta. Giusto? Non proprio. Beh, ci vediamo. Pam pam pam. Tan tan tan. Pam param pam. Oh, ehi, sono io. Grazie per avermi ascoltata poco fa. Adesso ho un'idea migliore di cosa voglia dire essere forti. E poi cercherò di capire come rafforzare il mio cuore. Se mi viene un'idea ti chiamo. Spero che verrai con me la prossima volta. Verrò quante volte vuoi. Lascia fare a me, niente secondo giro, giusto? Lascia fare a me. Sì, conto su di te, sei proprio un bravo ragazzo. Grazie. Oh, ti va di aiutarmi a trovare un modo per allenare il cuore? Fammi sapere quando ti viene in mente qualche bella idea, ok? Andiamo a fare cardio. Ciao. Vabbè, ciao. Ciao anche a te. Pam param pam. Pam param. Kai kaka. Chissà se quel tale Yoshida sta tenendo ancora oggi un discorso a Shibuya. Beh, andiamo a vedere. Tanto, lui non ha bisogno di una mano. Ryuji Patato vorrebbe studiare assieme, solo che io
ho già conoscenza al massimo e, detto sinceramente, mi interessa poco. Quello che più a me servirebbe sarebbe o iniziare la relazione al negozio di software o rendere più stabile quella con il politico. Io direi di continuare questa, visto che l'abbiamo appena iniziata. Vediamo, stasera ci sei? Eccoti qua, ciao. Ci sono troppi giovani, sì, tutto bello. Ehi, a proposito dell'abilità oratoria di Yoshida, dovremmo farne uso durante le negoziazioni con le ombre. Ottima idea. Già, dovresti andare a parlargli, sono proprio qui e lui mi sta fissando. Insegnarti a tenere un discorso? E perché? Vorrei entrare in politica, vorrei fare il tuo lavoro perché mi va. Vorrei entrare in politica e cambiare questo mondo. Mi piacerebbe aiutarti, ma come potrei fare ad insegnarti? È il momento del mio discorso, parliamone più tardi. Va bene. Io intanto ti sostengo il cartello, così. E mentre la nostra società sembra prosperare, molti dei nostri giovani soffrono in silenzio. Non hanno lavoro, sicurezza, risparmi. La prossima generazione dovrebbe guidarci nel futuro, eppure non ha ancora un piano per arrivarci. Guarda dove vai, pezzo di merda. È lei che mi è venuta addosso, vecchio caprone. Così non va. Proviamo a mediare, lasciamoli stare, spostiamoci altrove. Proviamo a mediare. Ok. Onesti cittadini, vi prego di smetterla di litigare. Che senso ha battibeccare su una faccenda così futile? Non sono affari tuoi. Già, davvero, chiudi il becco. Chi si crede di essere? Ora, se non vi dispiace, ho un discorso da portare avanti. Insieme possiamo creare un futuro radioso per la prossima generazione. Ah, che moralista. Mi infastidisce soltanto. Siamo stufi della sua arroganza, Tora buona a nulla. Cosa? Come se qualcuno votasse davvero per lei. Sta già pianificando la prossima sottrazione di fondi? O magari come insultare un altro elettore? Razza di criminale. No, tutto questo fa parte del passato. Ci risiamo. Un'ostruzione alla campagna, sta per dare di matto, è davvero un criminale? È ostruzione alla campagna questa. Sì, ma non posso dirlo alla folla prima di un'elezione. In ogni caso, non appena qualcuno mi chiama Tora buona a nulla, vado nel panico. Ho vissuto un'esperienza terribile 20 anni fa. Lascia che ti spieghi. Ero membro della dieta nazionale. Sono stato eletto con i figli di Kuramoto, un gruppo sostenuto da alcuni potenti membri della dieta. Parliamo di circa 20 anni fa. Ero ancora molto inesperto all'epoca, sia come politico, sia come essere umano. Quell'inesperienza mi ha portato a restare invischiato in una serie di gravi scandali politici. Oh cacchio. La gente li chiama i 3 strike di Tora buona a nulla. La prima volta mi hanno beccato a saltare una riunione legislativa per andare in vacanza. Poi mi hanno accusato di aver sottratto dal partito un'ingente somma di denaro. Strike 2. Infine ho dato dell'idiota a un elettore durante un dibattito. Terzo scandalo, 3rd strike. E cazzo. Sono stato allontanato e marchiato come politico fallito. Oh, poveraccio. Tu hai detto di voler diventare un membro della dieta, ma lo vedi l'uomo che hai di fronte? Sì, è un uomo come tanti altri, un passato discutibile, accusato di approvazione indebita, tuttavia delle convinzioni che vuole cambiare il mondo. L'abilità di esprimersi in pubblico potrebbe tornare utile alla Drifantasma, dunque mi accorderò con lui. Vuoi davvero ascoltare i miei consigli? Assolutamente, sembra determinato. Mi fa piacere sentirlo, però tutti dicono che non ho chance di essere eletto, quindi perché io? Mi piace la sua tecnica, si fidi di se stesso, mi piace la tua tecnica. Intendi dire i discorsi? Temo di non essere così bravo da poterti insegnare qualcosa. L'ingrediente principale per fare un bel discorso è credere in se stessi. Forse un giorno tornerò a credere in me stesso. In ogni caso hai ragione, sei un ragazzo strano, Star-kun.
Molto bene, so quel che desideri e imparare a tenere un grande discorso. Sarò lieto di istruirti. In cambio mi piacerebbe che continuassi ad assistermi. Allora, cominciamo? Volentieri. Ho stretto un patto con Yoshida. Pam pam. Mamma mia. Allora, sentiamo cosa c'ha da dire il nostro procuratore. Dai. Vediamo. Spettacolarizzare i tuoi crimini con le lettere di sfida. Difficile per un semplice studente. Un adulto però, abile magari a smuovere gli animi con le parole, potrebbe averti istruito. Dico bene? Pam pam. Pa-pa-pa-pa-pa. Io sono te, tu sei me. Hai appena stretto una nuova alleanza. Essa diverrà le ali della ribellione, capaci di spezzare le catene della tua prigionia. Con la nascita di questa persona, il sole, mi sono concessi 20 sacri che condurranno alla libertà e a un nuovo potere. Tan, tan. Tan, tan. E al rango 1 non abbiamo bonus. Però, già che abbiamo il rango, siccome ho il suo regalo di addio, abbiamo già tutti i bonus di discorsi con le varie persona. Vediamo di realizzare il tuo sogno per diventare un membro della dieta. Oddio, il tempo è volato chiacchierando. Per oggi possiamo finirla qui. Grazie. Molto cortese da parte tua. Ah, Starkun. Il cellulare? Mi dispiace, c'è qualcosa che mi sono scordato di dire. Riguarda il programma dei miei discorsi d'ora in poi. Ti piacerebbe venire ad ascoltarli? Certo, perché no? Lascia che me lo scriva. Un giovanotto pratico, eh? Bene, non ti prenderò altro tempo. Terrò i miei discorsi ogni domenica. Sentiti libero di venire ad aiutare ogni volta che hai tempo. Beh, le domeniche in cui non ho niente da fare e siccome è solo la sera, penso di poterlo fare. È tutto quel che volevo dirti. Ora stai attento mentre torni a casa. Grazie, ci vediamo. Pam pam param, pararara. Oggi ci sono gli esami. Non ci credo. Un'assemblea scolastica durante la settimana degli esami. Ma che... E dopodomani, giusto? Mi chiedo se sia di nuovo per Kamoshida. Ah, non ci credo che la scuola ci stia incasinando gli orari così. Non mi interessa. Non ha niente a che fare con gli studenti. Vorrei che smettessero di coinvolgerci. Un'assemblea obbligatoria durante la settimana degli esami, eh? Sembra impegnativo. Ah, che cacchio me ne frega. Io ho studiato. Allora... Forza! Il primo giorno di esami. Ora che il primo giorno degli esami abbia inizio. Quale storica figura ispirò l'espressione favorire il magistrato? Dovrebbe essere... Yoshitsune. Mi sembra giusta. Vediamo, un saggio. Sembra tosto, ma facciamo un bel respiro e riflettiamoci. Spiega la ragione per cui Minamoto no Yoshitsune è visto come un eroe. Yoshitsune aveva un fratello, giusto? Credo che il suo nome fosse... Yorimoto. Era lo stesso nome, cioè cognome più un altro nome. Esatto! Yoshitsune lavorava per Yorimoto. Svolse un sacco di incarichi per suo fratello, ma finirono per entrare in conflitto. E alla fine, quando dovettero affrontarsi, vinse Yorimoto. Già, Yoshitsune si suicidò dopo essere stato esiliato dal fratello. Ciononostante, fu Yoshitsune a passare alla storia come un eroe. Probabilmente perché la gente tende a simpatizzare per di meno con i potenti e più con i deboli. Sì, ma non con i deboli qualsiasi. La gente ama gli sfavoriti che si oppongono agli oppressori e Yoshitsune fu proprio uno di loro. Perciò il motivo per cui è considerato un eroe è perché si ribellò al potente Yorimoto. Hai finito in tempo. Tempo scaduto. Posate le vostre penne e mettete le mani sotto il banco. E io le metto sotto Mona così. Mio, lo scaldamani portatile. Terzo giorno di esami. No, secondo, cacchio dico. Sono tre i giorni di esami. Oggi è il secondo giorno degli esami. Potete cominciare. Mamma mia, quanto... quanto sei bello tu, eh? Quale funzione cerebrale è responsabile del fenomeno illustratorio di questa figura? Dovrebbe essere la cognizione. Credo che tu abbia ragione.
Quelle delle seguenti mappe puoi colorare senza che le aree adiacenti siano dello stesso colore. Entrambe, perché c'è abbastanza spazio per tutti. Credo che tu abbia ragione. Ok, terzo e ultimo giorno di esami. Ora è il terzo, veramente. Scusatemi, ho sbagliato prima. Avete tutti la vostra prova? Allora cominciate pure. Nomina il libro che ha definito malfattore il principale fattore del progresso della razza umana. Questa è facile, è la prima cosa che ci chiede. Il dizionario del diavolo. Questa me la ricordavo. Credo che tu abbia ragione. Quell'archetipo si riferisce a una donna misteriosa e seducente che spesso ha secondi fini. Femme fatale. Questa era facile. Hey. Credo che tu abbia ragione. E abbiamo superato gli esami, dai. Vedrai che siamo i migliori della scuola. Un'assemblea scolastica in questo periodo dell'anno? Davvero? Pensi che potremmo portare le nostre flashcard? What? Kamoshida è uno dei tanti problemi della scuola. Devo correre a casa a studiare, ma gli esami sono finiti. Quel Kamoshida continua a causare problemi, persino ora che non c'è più. Mannaggia Kamoshida, eh? Non voi che stavate zitti, no, no, no. Solo colpa sua, certo, certo. Bravi tutti, invece. Dopo quel brutto incidente, in molti avete espresso preoccupazioni che non potevo davvero ignorare. Per noi la salute mentale degli studenti è prioritaria, perciò abbiamo assunto un terapista. Il palco è tutto suo, dottore. Oh, eccolo qua. È figo, vero? È un piacere conoscervi. Wow, che voce sexy. Grazie, signorina. Mi chiamo... Eh? Cosa sta facendo? Cosa tocchi? Mi chiamo Takuto Maruki. Vi ringrazio per avermi accolto nella vostra scuola. Aia cazzo! Non serve essere formali con me. Sono qui semplicemente per parlare con chiunque lo desideri. Chiamatevi pure Doc, se può farvi sentire più a vostro agio. Se avrete bisogno, io... sappiate che non sono di grande aiuto con i problemi di soldi. Se ne vada, scusi. Grazie, dottor Maruki. Mamma mia, pacciottone, che gli tiri gli schiaffi, rimbalza tutto, blob. Yo. Vi sareste mai aspettati che qualcuno fregasse davvero qualcosa qui della nostra salute mentale? Beh, lo fanno per pararsi il culo. Beh, siamo finiti sui notiziari nazionali. Forse lo fanno per non rovinare del tutto la loro immagine. E quel dottore, dottor, come si chiama? Maruki. Ecco, non stava sostanzialmente facendo il clown sul palco. Pensate davvero che ci possa aiutare? Ryuji? Ehi là? Sakamoto-kun e Takamaki-san, dico bene? Perciò tu devi essere Star-kun. Come sai i nostri nomi? Beh, mi hanno informato riguardo ad alcuni studenti prima di iniziare il mio incarico qui. Studenti che hanno una storia pregressa con il prof Kamoshida. Deve essere stata praticamente dura per te, Star-kun, che ti sei appena trasferito. Eh già. Non proprio, sì, esatto. Non pensavo di finire in un castello. Non proprio. Alla fine se n'è andato. Sono il ragazzo coriaceo. Ma cerca di non esagerare, ok? Beh, non esagero io, dottore. Beh, cosa vuole? Ah, già, l'avevo dimenticato. So di aver appena offerto i miei servizi agli studenti poco fa, ma vi può interessare una consulenza? No, per niente. Eh? La cosa dovrebbe sorprenderla. Siete stati un tantino più categorici di quanto mi aspettassi. Proprio, porca troia, come no? Ah, ma se venite nel mio ufficio avrete snack gratuiti. Cerca di comprarci. All you can eat, sarebbe carino. Ma comunque una bella scorta. Quindi, che ne dite? Non siamo bambini, dimmi di più di queste merende. Non siamo bambini, lo sa? Hai ragione. Sarò franco, mi è stato chiesto di assistere gli studenti coinvolti nella vicenda del prof Kamoshida. E nell'interesse della scuola e dei suoi studenti. Ah, nell'interesse della scuola, eh?
So che chiedervi di confidarvi con un completo estraneo come me è pretendere molto, ma nemmeno obbligarvi sarebbe alcun ingiovamento, tanto vale rendere un'esperienza proficua. Oh, lo so. Se parteciperete alla mia seduta, vi insegnerò diversi metodi per migliorare il vostro acume. Tipo affinare la concentrazione prima degli esami ed evitare di agitarvi durante gli appuntamenti. Che ve ne pare? Oh. Allenamento mentale. Se ne faccio buon uso potrebbe aiutarci nelle nostre attività di ladri fantasma. Se non ricordo male dovrebbe aumentare anche questo gli SP. E poi ci sono gli snack. Va bene, ma basta con gli snack. Beh, tu cosa ne pensi? Una chiacchierata non fa male. Immagino che ci cacceremo ancora più nei guai a non farlo. Già. Davvero? Beh, affare fatto allora. Mi trovate nell'infermeria. Venite pure quando vi fa comodo. Non è vero, in realtà quando gli fa comodo è il lunedì e il venerdì. Punto, chiuso. Ok, dovremmo andare. Ok, ci vediamo. Oh, Maruki, quanto sei patato anche tu. Grazie per aver preso in considerazione il mio servizio. Ora che abbiamo un accordo, prometto che farò il possibile per aiutarvi. Grazie. Ho stretto un patto con Maruki. E vai, due patti in un solo giorno. Beh, più o meno. Pam 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 pam. In un solo giorno di lavoro, dai, facciamo così. Ah, la mia testa. La droga. È difficile credere che un semplice studente abbia portato a termine colpi di questa grandezza. Serve un cuore d'acciaio, immune alle influenze esterne e pronto ad agire senza esitazione. Qualcuno deve averti aiutato a rafforzare la mente. La cosa ti suona familiare? No? Assolutamente. Dammi un nome. No. Tanto li scoprirà più avanti, signora. Io sono te, tu sei me. Hai appena stretto una nuova alleanza. Essa diverrà le ali della ribellione, capaci di spezzare le catene della tua prigionia. Con la nascita di questa persona, il consigliere, mi sono concessi eventi sacri che condurranno alla libertà e a un nuovo potere. Pam. Pam, pam. Rango 1 e anche questo. In realtà sai che non lo so. Mi è appena venuto un dubbio. Maruki tecnicamente non ci ha dato un regalo da Dio. Quindi forse lui è l'unico che non abbiamo tutti i bonus fin dall'inizio. Qual è il problema, bello? Mi spiace avervi trattenuti così. Bene, allora ciao. Me ne vado. Va bene, me ne vado anch'io.